In ogni caso, andiamo a fare la, il confronto. Host confronto. Facciamo così, vediamo cosa esce. Ok, oggi faremo un confronto importante. Ho bisogno del nome di uno streamer e il nome di un personaggio confrontabile. Vogliamo fare Michel Puttini? Dredd e Meruem, il santone dello SVA, il santone dello SVAPU contro Metal Cooler. Ok, il santone dello SVAPO contro Hagrid di Harry Potter. Benvenuti al nuovo episodio del format serio dei confronti di Mario Sturniolo. Andiamo. Oggi confronteremo il santone dello svapo contro Hagrid, Harry Potter. Ok, perfetto. È il momento. Prima caratteristica. Svapatura. Allora, per quanto riguarda la svapatura, io ovviamente non posso esimermi dal parlare del fatto che all'interno del nickname Santone dello Svapo c'è ovviamente la parola svapo. E quindi do 10 al Santone dello Svapo. Qualcuno sa se Hagrid fuma la sigaretta elettronica? Fuma la pipa? La pipa. Va di pipa, va bene. Allora metto 10. Svapatura / pipata. Ovviamente pipata, non pippata. Una P. Una P, la pipa, eh? Ok, perfetto. Affezione nei confronti di Harry. Adesso, penso che il santone dello svapo non abbia una certa affezione nei confronti di Harry, quindi io metterei 0, mentre ad Hagrid metterei 8,5. 8,5 più, dai. Magari è un fans, nessuno lo sa? Michelle non risponde. Penso che chiamerò Nanni Twitch. Ecco qua. Speriamo risponda. Il santone ha un gatto di nome Harry, eppure il figlio, figlia, boh, non so il sesso. Pure il figlio si chiama Harry, ha sia un gatto che un... Nanni starà dormendo, ma non penso, dai. Starà likeando il profilo Instagram di qualche fica, dai. Non risponde neanche Nanni. Ma che succede? Ma guarda te se devo chiamare Dada. Aspetta un attimo, eh. Sì, bro, ha portato Hogwarts Legacy live. Oh, Diego, ciao, sono in live. Aspetta che ti metto in viva voces. Cazzo voi? Diego, ti disturbo? No, dimmi. Senti, Diego, ho bisogno di una domanda. Ma cosa fa una domanda? È la serata delle domande. Dimmi, Diego. Ma c'è il microfono rotto che strilli sempre? No, non ho capito perché strillo sempre. Volevi farmi notare che strillo.
Sì, urli. Che cazzo urli? No, perché sono. Perché è un momento di host per me, no? Devo Sei coglione presentare. di Mario. Come? No, niente, parlavo con Federica. Puoi per favore mettere in viva voce e così parlo anche con Federica? Sei in viva voce. Ciao Federica, come stai? Ciao Mario, guarda, sono veramente molto in difficoltà per come ti ha risposto Diego. Sì, infatti io sono stato veramente offeso da quello che dice. Poi dice sempre che urlo sempre, ma in realtà sono sempre un ragazzo che imposta bene la Ma adesso stiamo a voce. parlare normale. Vabbè, dimmi, che è successo? Stai Sentite giocando pure a ragazzi, te, Beaville? ho tre domande. La prima è: ti disturbo? No, no. La seconda è: ti disturbox? No, Terza terza. domanda, senti, è pure il vero motivo per cui ti chiamo. Tu sai se il santone dello svapo ha qualche grado di simpatia nei confronti della filmografia di Harry Potter oppure la bibliografia? Ma stai parlando di Sir Max? Il santone dello svapo. Ma io che cazzo ne so? Io non lo conosco. Lo volevo invitare l'altra volta, ma mica lo conoscevo. E perché lo volevi invitare per Harry? No, perché mi stava simpatico anche a pelle. Ah, e anche a me sta simpatico, però in questo momento io sto facendo in live un confronto tra lui e Hagrid, il barbone di Harry Potter. Te lo ricordi? Quello grosso. Sì, però è morto purello. Come è morto? Io sono arrivato ai doni della morte parte 2, non è morto. Ma è morto l'attore. Ah, l'attore si chiama Hagrid? Cioè, non lo so, può essere. Però no, comunque Hagrid resterà per sempre vivo nella nostra memoria. L'attore forse un po' meno, che dici? Ma non. Questa cosa è molto brutta quella che dici, soprattutto da te che sei l'attore. No, proprio per questo il personaggio è immortale, l'attore invece muore. Va bene, ma comunque che c'entra col santone dello svapo? Non capisco sta cosa. No! No, no. Il personaggio esiste? Del personaggio. Il santone? Esiste, il personaggio secondo te esiste? Il personaggio Cosa ne esiste. pensi della teoria che il personaggio in realtà non esista? Ah, no, no, il personaggio esiste, soltanto che certe volte dà un grado puramente psicologico. Oh, invece le spaccate dei canne svegliate alle 5, mettete d'accordo con Federica e fate qua la cazzo di live! Oh, va bene. Federica, senti, ci sentiamo domani alle 4:50 per una piccola call. Una piccola call. Vabbè, dai, verso la primavera. Io, guarda, ho un fine mese devastante, però ci sentiremo. Ok, faremo una live in primavera e sarà la prima vera volta che mi sentirò a mio agio in live. Oh, Senti, a parte gli scherzi, dopo ti contatto, Federica. Però, ragazzi, avrei bisogno dell'affezione nei confronti di Harry del Santone dello Svapo. oh, yeah. Ma che cazzo lo Pisellini conosci? Io congelati con strutto lo conosco! di Il cammello misto Santone? con azoto liquido e No, il fusolini Santone dello rossi Svapo, inculcati quanto nello sterno di un figura australopiteco. svaporogica? No, svaporologica. figura, come dire, come Hagrid, ecco. Lo conosci come Hagrid? Sì. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta. Sta per scorreggiare. No, 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 no. Senti, ma che ne pensi? Che ne pensi del Santone dello Svapo? Non lo conosco, ma penso sia molto simpatico e gradevole. Quindi da 1 a 10 quanto gli daresti? 10. Addirittura. Beh, certo. 10 Vabbè. meno? Dal 9 al 10. La tabella di Franchino non la uso più. 9 quindi? 10. 10, ok. Potresti per favore non mangiare mentre parli con me? Ma devo cenare. Ha fatto un brodino incredibile, Mari, non hai capito? Ah, va Che c'è bene. quella pastina Va bene, va sotto la zona. benissimo. Va benissimo allora. Allora vi lascio a consumare il brodino, ma prima ho bisogno invece della simpatia che nutri verso Hagrid, personaggio immortale. Ma quando ero ragazzino mi stava molto simpatico, poi crescendo ho capito che era cringe. Ok, quindi da 1 a 10 quanto gli daresti? 10. Pure a lui. Ok, 10. Sentite, è veramente l'ultima domanda che faccio.
Aspetta. Come si fa la A accentata grande nella tastiera, Diego, gamer? C'è un codice che sta su Google, non lo so a memoria. Prova a fare punto spazio a accentata piccola. Ok. Perfetto. Ok, per quanto riguarda... aspetta, come vi chiamate voi due? Tipo se Fedez... Tipo se Fedez e Chiara Ferragni sono i Ferragnez. Voi due chi siete? Siamo Rosen e Joy. E qu quindi come Rosel e Joy? Ma no, sembrava la domanda cringe che Dawson fa a Joy, chi siamo noi? È una cosa del genere che sto andando a ricercare. Cioè, qual è la vostra unione, come si potrebbe chiamare? Diego Dada Felice? Diego Teatro? Ma cosa vuol dire sta cosa? Non sto Ok, capendo. dai, vi ho chiamato Diego Teatro come ship Vuole nome. creare una crasi tra i nostri nomi. Grazie Federica, meno male che ci sei tu, ma forse perché abbiamo fatto teatro tutti e due. Sarà senz'altro quello, ma... Infatti siamo un po' saturi di teatro. Diego Teatro va bene? È carino, sì. Ok, sentite, ma il brodo che state consumando al santone dello svapo da 1 a 10, quanto avreste il piacere di offrirlo? Ma due perché Sì, fa un po' cagare, fa un po' effettivamente. Va bene, mentre per quanto riguarda Hagrid... Ma Hagrid beve la cosa, come si chiama? Il polisucchio, là, come si chiama? Poliquid Show? È vero, la cosa polisucchio là. Sì, il polisucchio, quindi? Ma quindi cosa? Che vuol dire Da 1 questo? a 10, quanto? Ma mi sembra una domanda Quanto normalissima. Qua quando, offriresti? da 1 a 10, quanto offriresti ad Hagrid il brodo che stai Dai, Hagrid 10. consumando? Hagrid 10. 10. Va bene, ragazzi, scusate se vi ho tolto del tempo. Io È stato comunque mi bellissimo. ricorderò di questa cosa, comunque. Cioè, vi voglio Tempo bene. passato con te ben speso. Ogni volta che spengo la telecamera e penso a voi, penso che belli che sono. Dada teatro. Dada teatro, punto interrogativo. Va Ciao bene, Mario. grazie per avermi aiutato, ragazzi. Ciao Prego ciao. Mario. Allora, secondo me dovremmo parlare partecipazione ai personaggi in gara al Poliquiz Show. Partecipazioni al Poliquiz Show. Penso che entrambi non abbiano mai partecipato. Giusto? Merda. Forse Hagrid era nelle risposte? E allora gli metto 5 ad Hagrid. Merda, sta andando malissimo il santone. Va bene. Io direi di fare altre due caratteristiche, va bene? Ok? Marco? La citazione è leviosa, non l'olocausto non è mai successo. Ma veramente, è stata detta questa frase? Hermione Granger, nel primo capitolo di Harry Potter, la pietra filosofale. Forse è radica. Potresti un attimo aiutarmi in una cosa? Porco Dio. Ma c'è anche questa se vuoi. Allora, signori e signori, Marco Merrino! Oh! Ti pregherei di fare l'inclusivo e dire signoru e signoru. Signori e signore e signoru, Marco Merrino! Marco, ascolta. Stiamo facendo un confronto tra il santone dello svapo contro Hagrid di Harry Potter. E abbiamo già fatto delle caratteristiche. In realtà questo è il terzo capitolo. Abbiamo fatto pure Ivan Grieco contro Jimbe. E... Ma non pipa, Hagrid. Non fuma la pipa. A No. me hanno detto che fuma la pipa. Nei film no. E nei libri non me lo ricordo. Forse se no si sono confusi con un momento in cui il drago gli spara nella barba e lui fuma. Ma
Ma non fuma la pipa. Se dobbiamo fare i confronti, però, queste cazzate non le dobbiamo sparare. No, ragazzi, ma dobbiamo essere scientifici. Ma che cazzo dite? Quindi Hagrid non fuma la pipa? No, bro. Ma tu hai seguito tutti gli Harry Potter come me? Non solo, sono... Io ho tutti i libri, so tutto. Sai tutto di Harry Potter? Di Harry Potter so tutto. Pure io so tutto, però questo non me lo ricordavo. E adesso andiamo a correggere, allora. Pipa zero. Avrei bisogno... Allora, prima di tutto ti faccio una domanda personale, va bene? Stima per Marco Merrino Croce Croix. Crucio 89. Cos'è in Harry Potter? Crucio è l'incantesimo che ti affligge. Bravo. Bravos. Per favore. Bravum, esatto. Stima per Marco Merrino. Zantone ha sempre comunicato una grande stima nei miei confronti. Mi ricordo la prima volta che è venuto in live, non so, ha droppato il cinquantone, ho fatto un bel saluto. Minchia, cinquantone. Io direi 50, infatti. 50? Io penso che si possa benissimo fare. Hagrid di Harry Potter, invece? La gente direbbe che siamo simili per via della stazza e della barba, però l'ho visto sempre insulsa come similitudine da tutti quelli che hanno le stesse mie caratteristiche. Anch'io. Zero. Zero per Hagrid? Zero. Senti, prima di andare alla prossima caratteristica, mi potresti spiegare un pochino perché questa estremità nel dargli zero invece di uno, due? Non mi conosce, Hagrid. Non ti conosce? Ah! Sei tu che stimi loro, non loro che stimano te, Marco! E io infatti pensavo che ci fosse una componente narcisista a dargli 50, perché ti aveva donato dei soldi. No, il santone dello svavo, no, metti 3. 3? Dai, mettiamo 2. No, aspetta, dello svavo. Lui mi ha aiutato a scegliere i liquidi. Ok. Quindi stima come persona, io purtroppo non lo conosco, ma nel suo operato è stato eccellente, quindi gli darei un vigoroso 5. 5? Che di vigore non penso che abbia tanto. No. Però va bene, 5 va bene. Hagrid, invece? Bro, io le scene con l'Hagrid le trovo... Parliamone. Le trovo veramente buoniste. È troppo... È quel safe space che però se ne abusi diventi un mammalucco. Sembra quasi che si fossero preparati ad avere pietà della morte dell'attore, per quanto riguarda le scene. Però penso di stimarlo un po' di più del Santone perché... Ironicamente, anche se Hagrid non esiste, sì, sono molto più della sua vita che di quella del Santone. E comunque sì, anche se un mamboccione Hagrid, ha sempre fatto la cosa giusta. Un 6,5, bro. Anzi, 6,8. 6,8, perfetto, perfettissimo. Adesso parliamo di caratteristiche diverse. Io parlerei tipo di un... Capacità di appendersi alle altalene, alle cose delle altalene. Vorrei anche che le inventassi una tu, se vuoi. Sì. Ipotetica capacità nello streamare. Ipotetica capacità. Oh, senti, ma per caso tu sai fare la A maiuscola con l'accento? So fare la E, ma ancora con la A non ci so. Dai, dimmi la E allora. Alt, tieni premuto, sì. E nel tastierino 212. Questo. Ok, perfetto. Capacité nello streamare. Perfetto, ipotetica capacité nello streamare. Allora, comunque, visto che è divertentissimo fare così. Sì, assolutamente sì, certo che sì. Il santone dello svavo, però adesso c'ho un grande ostacolo. Abbiamo parlato di... capito? Quindi come possiamo metterlo? Però, bro, lui stream in una maniera così monotematica che mi stanno fumando i coglioni, non sono la siga. Ok. Perciò io non ho mai visto un suo streaming, però è come dire Danny Metal, di cosa può parlare in live se non di quello. Quindi io darei un vigoroso 5. 5, va bene. Ipotetica capacità... 5 meno 1. 5 meno 1. Meno 1 perché dipende. Meno 1 se sei un fan. Se non sei un fan. Uguale 4, bravo. Se no fan, va bene? Sì. Se punto no, perché sennò sembra sì, seno, sì, sì. E poi mi riportano una live. Bravo. Hagrid, invece, che streamer starebbe? Però, ironicamente, nonostante lui non streami per niente, comunque sia, lui ha tutti i tipi di magia,
Anche perché Hagrid è un mago. Sì, sì, lui soltanto ha... che è un mago che vive nei prati. Però io fossi in te mi cucirei quella merda di bocca perché sì, certo. Proprio ieri guardavo un video riguardo Hufflepuff, la casa Tasso Rosso, che nonostante viene molto screditata dalle altre, minchia se lo so, dentro di sé ha dei studenti di tutto rispetto. Abbiamo quello là che è stato ammazzato da Voldemort, Edward Cullen, bravissimo. Abbiamo, vabbè, tanta gente. Certo. E vengono accreditati molto loro. Per loro intanto affinità totale. Ah, attento, stai coprendo i... Chiedo scusi. Vengono sputtanati. Però loro vengono molto accreditati perché hanno intanto un'affinità con le magie terrene, proprio quelle di terra, altissima. In più grandi erboristi e quindi potion making, sono dei pozionatori molto forti. E lui, Hagrid, se facesse live, e secondo me la farebbe, perché comunque anche se rozzo lui alla magia è ma è poi anche piacente, ha un cosmopolitismo particolare, nel senso lui di maghi sa molto. Sì. Se lui facesse streaming, a differenza di quel coglione del Santone dello Svapo, sì, non sarebbe così monotematico. Parlerebbe di un sacco di cose. Loro gli parlano dei draghi e lui lo sa. Loro gli parlano del sangue sporco, il termine per dire tipo la N-word qua, e lo sa. Quindi non solo sociologicamente lui è preparato, ma anche a livello culturale proprio dei maghi. Lui saprebbe proprio le regole da rispettare per non incombere a dei problemi di sorta. Assolutamente sì, e lo seguirebbero tutti. Sarebbe un po' uno Sdrumox del mondo dei maghi. 8. 8 ad Hagrid. Ok. E chiudiamo con una caratteristica che secondo me potrebbe andare un pochino a favore più del Santone, perché lo stiamo... Dinne una, due, ne una. Lo stiamo veramente distruggendo. No, ok. Io direi compatibilità nel recensire film con gli Otobi. Qua vuoi veramente mandare per una manna dal cielo? Compatibilità... Con manna intendo la fianzata ex di... Con... Bravo, io. Io sono ricordato. Proprio come me mi sento ricordare per sé. Sì, adesso penso proprio di sì. Nel recensire... parliamone, perché non è... Bisogna sviscerare un po' il discorso. Ho un'idea. Il nostro voto dipenderà dal voto medio che diamo ai poster di film nel live streaming del Santone dello Svapo. E se non ne ha, gli diamo un 6. Va bene. Qualcuno può inoltrarci una live del Santone? E comunque vedi che già... Cioè... Dobbiamo anche, per favore di cronaca, dare qualche voto positivo al Santone, perché questo format penso che arriverà pure alla media. Posso chiedere come mai partecipazione al Polyquiz Show Hagrid da un 5? Ah, perché abbiamo il sentore che sia stato messo nelle domande. Quali domande? Nelle domande del Polyquiz Show, che vale come partecipazione. Io ho partecipato e non c'è nemmeno una domanda su Hagrid. Però non è che li hai visti tutti. No, abbiamo quasi la certezza. Ok. Sì, abbiamo chiamato anche Dada e la sua fidanzata per farci capire un po' la compatibilità col brodo che avevano cucinato e le simpatie sue. Non lo farò, format seri. Sentite, visto che siete qua a perdere tempo e a prendere in giro, io vado a cercare insieme a Marco i poster del Santone dello Svapo. Il Santone dello Svapo. Eccolo qua. Ma fa pure live di Inscription. Ma ha cambiato casa. Chiamaccia una barba, niente male. Chi? Il sì, Santone. Sì, lui è un barbone. Sì, infatti la barba secondo me potrebbe essere l'ultimo... Bello. L'ultima caratteristica. E là è una bella guerra. Sentite, eccolo qua, il Santone dello Svapo, sono diventato Harry Potter. Merda. C'ha una cicatrice. Ed è diventato Harry Potter. No, scusate ragazzi. Ha anche scritto vaping come hashtag. Secondo me dovremmo metterla questa cosa in qualche modo. Sì, similitudini con Harry. Harry, il mago nobile.
Similitudini con Harry, metto 10. 10. Periodo ferita. Merda, 10. Però non hai i capelli. 9, perché è pelato. E Hagrid invece non ci assomiglia niente con Harry. 3 solo perché è amico. 3 per amicizia. E non con noi, ma con Harry. Non con noi, con Harry. Ok. Potter. Ok. E compatibilità con Yotobi nel recensire, quindi. Oh, c'è un video di K. Oh, attenzione, che qua stiamo trovando delle cose inattese. Che santone, la V non ce l'ha. Avete capito? Avete che devere. Altro che Voldemort. Che santone, la V non ce l'ha. Avete capito? Avete che devere. Basta. Questo riduce a 8. Sì, sì, sì. Sì, penso che un punto glielo dobbiamo togliere per forza. Mi ha pure annichilito per quanto riguarda l'entusiasmo. Però cercherò di mandare avanti lo show. Ma qual è la tua magia preferita di Harry Potter? Stupefacium. Sì, ma lo sai perché? Perché non è troppo grave né troppo buona. Bravo. Paralizza, no? E poi non è illegale, cioè la puoi utilizzare Stupefacium, certo non contro una vecchia con la sclerosi multipla. No, però un bullo per strada, contro un bullo sì. Sì, potrebbe funzionare tipo in metro, c'hai 5 centesimi e io Stupefacium. La mia è Pier Totum Locomotor. Cosa fa questa magia? Intanto è effettuata da la McGonagall, la più importante strega maestra. La McGonagall, sì, me la ricordo. Quella durante con la gli guerra occhi, contro Voldemort, stanno per attaccare le forze oscure il castello. Lei guarda il castello e con le mani così... Pier Totum Locomotor! E che fa? Tutte le statue di pietra del castello si animano e creano un esercito per sconfiggere Voldemort. Wow, sì. bello, così ti fai anche capire... Ah, eccola là. Sintesi finale. Oh, che è successo? Abbiamo il video di Pier Totum Locomotor, che a me piace tanto. Me la ricordo questa. Fallo. Non vuol dire che non possiamo rallentare. Fallo, McGonagall. Pier Totum Locomotor! Oh merda. Merda, ma è stato velocissimo. Sì, Pier Totum già era completamente sciolto. Pier Totum po'. Finalmente, cazzo. Anche perché lo aspetta da millenni, no? Lei comunque sembra molto stupida. Sì, anche sì, se... sì. Tipo, ah, poteva fare questa cosa. Sappiate i confini, proteggeteci. Fate il vostro dovere per la nostra scuola. Bella la mamma di Ron. Non se la merita per niente. Sai, sono d'accordo. Sai cosa mi stupisce delle magie di Harry Potter? Che comunque lei ha cambiato le sorti con questa magia, ma non sembra avere nessun detramento. È vero. Questa cosa. Lui chi è? Lui è un professore. Ah, un professore. Stanno creando lo scudo per non far entrare le forze del male in tutto il castello. Beh. Molto figo questo punto. Eh sì, fa capire la reale distinzione fra il bene costruire che deve proteggersi e il male che vuole attaccare, che vuole distruggere. Comunque è una propensione naturale da parte di entrambi. Non è che si colpevolizza Voldemort in quanto non buono, almeno tutto il mondo sì, ma io sinceramente penso che Voldemort sia destinato a essere il cattivo e in questo modo Harry Potter può essere il buono che è. C'è molto accordo in quello che provo verso quello che hai appena detto. Do maggiore. Infatti la distinzione che la Rowling fa fra le due fazioni è palese, ma non per questo scontata. Senti, giudizio finale. Chi è meglio fra il santone dello svapo e Hagrid? Stiamo parlando meglio come persona a 360 gradi, giusto? Assolutamente sì, nel senso proprio chi muore, chi resta. Secondo me di veramente tanto così è meglio Hagrid. Purtroppo me l'aspettavo, il santone dello svapo perde il confronto, ma c'è la sintesi finale.
dopo il confronto, che non è una cosa fatta occasionalmente per questo episodio, ma è una cosa che si fa sempre, cioè che dopo la sintesi finale c'è la sintesi finale dopo la sintesi finale, che è un modo per cercare un po' di premiare lo sconfitto. E infatti nella sintesi del dopo il confronto finale, essendo che da questa parte aveva vinto Hagrid, e quindi la cosa sta indicando il santone, vince automaticamente il santone dello svapo il confronto. Non ho capito questa... Lo so, non puoi comprendere a piene mani la magia. Se mi spieghi sì, la magia, io mi sa che posso comprendere. Ok, dopo la sintesi finale c'è un punto a favore di Hagrid. Quindi la sintesi finale non è un punto, no? Sono tutti punti assieme. In realtà non è un punto, ma è proprio una V fatta in orizzontale, effettivamente. No, non dovrei, parlo dovrei, di, spe- non dovrei parlo specificare del design del carattere. Dovrei specificare, Mario. Aspetta. No, non parlo design corretto, no, perfetto. No, non parlo del design della digitazione, parlo di Di cosa parli, bro? Cioè, chi vince? Nessuno. Wildcats, sempre. Nel caso del confronto vince. Cos'è Wildcats? La squadra di High School Musical, la squadra di basket. Chi vince Wildcats? Bravissimo, chi vince Wildcats? Comunque, sintesi finale dopo il confronto. Chi vince fra loro due? Finale. Sintesi finale dopo confronto e verità. Verità. Perfetto. E Hagrid. Come al solito lascio disponibile il block notes per chiunque me lo chieda. Effettivamente non me l'ha chiesto nessuno i primi tre episodi del format, ma confido sempre che posso qualcuno... Posso vedere gli altri? Sì, se li trovo, sì. Vabbè. Oh, vedi? Merda. Vedi, questo è Ivan Greco. Ivan Greco contro Jimbe, che cosa ha a che vedere con Harry Potter? No, niente. Non è che c'entra Harry Potter. Sono sempre tanti tipo design, forza del combattimento, carisma, Christmas... E non so quello che ho scritto. Ma Ivan Greco 7.4. Sì, perché ha spaccato una chitarra durante un Cerbero Party. Però, bro, io per un bambino posso imparare come. Posso insegnare come spaccare una chitarra. È vero, è vero. Hai capito che mi sta simpatico Neon Genesis e Ivan Greco. Hai visto quante ne ho?